Ciao ragazzi, io sono Emanuele e questo è sempre Through the Looking Glass. Oggi un video dedicato a Person of Interest. Ci manca, Person of Interest. Anche se dopo la terza stagione, secondo me, la serie ha perso un po', conservo comunque un bellissimo ricordo di essa. In questo video farò una mia personale classifica delle scene con canzoni più belle, secondo me, di Person of Interest. Pronti? Via! Al decimo posto troviamo il finale dell'episodio 21 della prima stagione, con Revenge di Danger Mouse e gli Sparkle Horse. Scena che tanto mi ha ricordato la serie TV Lost. C'è un John in grande crisi, con la barba, che mi ha ricordato molto Jack, che urta per sbaglio Finch che si trova sulla sedia a rotelle, come John Locke di Lost. Finch e John che avranno un grande rapporto, come lo hanno avuto, anche se non sempre positivo, Jack e John in Lost. I'm so sorry. Al nono posto il finale dell'episodio che mi aveva convinto a proseguire con la serie, il finale dell'episodio 10 della prima stagione, con la Carter che dopo aver tradito John e Finch decide di salvarli, segnando finalmente un punto di rottura nella ripetitività nella quale si era infognata la serie. Il tutto con sullo sfondo la bellissima When Things Explode degli Uncle. You laid it on the line. All'ottavo posto il finale dell'episodio 16 della prima stagione. In quel periodo mi ricordo che Person of Interest, dopo aver finalmente ingranato, infilava un episodio bellissimo dietro l'altro. E in questo episodio, alla fine, fa ritorno una nostra vecchia conoscenza. Hello, John. It's been a long time. Al settimo posto il finale della puntata 22 della quarta stagione, con Welcome to the Machine dei Pink Floyd. Più passavano gli episodi e le stagioni, più le persone si chiedevano quando sarebbe stata utilizzata questa canzone all'interno della serie. E beh, la canzone, questa canzone in particolare, che parte non appena vediamo la scritta sul computer, Father, ragazzi, tanta roba, eh. Al sesto posto il finale dell'episodio 16 della seconda stagione, un episodio cardine che porta la serie a fare uno step ulteriore. E il finale con la bellissima Future Stars Slow dei The Kills dà veramente quel tocco in più alla puntata. Al quarto posto il finale della puntata 12 della quarta stagione, con John e Ruth che partono alla ricerca di Shaw, mentre Control va a visitare il posto dove c'è appena stata la sparatoria e scopre la vernice fresca. E in sottofondo questa canzone, Violent Bear Hit Away, che ancora una volta rende al meglio il mood della scena. Al quinto posto, ragazzi, il finale della terza stagione. Stagione che per me rimane la migliore di Person of Interest, in assoluto. Stagione che non si ferma un attimo e collide in un finale meraviglioso, così come la canzone scelta per esso. Exit Music for a Film dei Radiohead. The question is what, my dear Samaritan, are your commands for us? Al terzo posto, ragazzi, la scena del finale di serie, col sacrificio di John e in sottofondo Metamorphosis One. Una canzone secondo me perfetta nel descrivere la tristezza del momento, con quella punta di nostalgia che ti fa capire che davvero siamo giunti alla fine. Al secondo posto il finale della puntata 20 della terza stagione, con i nostri protagonisti che scappano nel bosco braccati da innumerevoli uomini del governo. La canzone Medicine è a dir poco perfetta. Non so quante volte ho rivisto questa sequenza, veramente boh, meravigliosa, come tutto l'episodio del resto. E
al primo posto c'è un'altra scena della terza stagione, che come vi ho detto per me rimane la stagione migliore di Person of Interest, ma non solo di Person of Interest, la terza stagione di Person of Interest secondo me è una delle stagioni migliori mai viste in una serie TV, è quasi perfetta, a parte i primi episodi che forse zoppicavano un po', i primi 2-3 episodi, ma poi ragazzi è un capolavoro assoluto. Vabbè, al primo posto naturalmente, lo saprete benissimo anche voi, c'è la sequenza con Hurt di Johnny Cash. La sequenza, a dir poco emozionante, che apre l'episodio 10 della terza stagione, l'episodio dopo l'omicidio della Carter. Questi primi minuti di questo episodio sono tra i più belli che io abbia mai visto in una serie TV, assolutamente. Sicuramente è merito della canzone, per carità, però anche la combinazione con le immagini dà vita a un qualcosa che assolutamente stravince questa mia personalissima classifica. Per cui, ragazzi, questa era la mia personale classifica, io aspetto la vostra, mi raccomando, fan di Person of Interest, scrivetemi la vostra classifica qua sotto nei commenti, a me non resta altro che ringraziarvi della visione, ragazzi, di tutte le iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate, e vi do appuntamento ai prossimi video, sempre qui, su Through the Looking Glass, mi raccomando. Ciao a tutti!